Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice jeu pour tester vos connaissances sur la culture, la géographie et d'autres curiosités sur l'italien. Occasion, bien sûr, pour voir aussi un petit peu de vocabulaire. Alors, à l'écran vont s'afficher des petites questions. Je vais vous les lire et puis je vous donnerai les réponses. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir avant de répondre, bien sûr, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Alors, alors, siete pronti, vous êtes prêts, cominciamo. Domandine et curiosità sull'italia. l'Italie. forma a la penisola que forma a la pénisola italiana? Ebbene, eh alla forma di uno stivale, une botte, uno stivale, alla forma di uno stivale. Quante regioni ci sono in Italia? Combien de régions y a-t-il en Italie? Quante regioni ci sono in Italia? Ecco la cartina dell'Italia. In Italia ci sono 20 regioni, ci sono 20 regioni, en Italie il y a 20 régions. Ci sono 20 regioni. Terza domanda, troisième question. Qual è il nome italiano di Mickey Mouse? Qual è il nome italiano di Mickey Mouse? Mickey Mouse in italiano si chiama Topolino. Topolino è un fumetto molto letto, c'est une bande dessinée très lue. È un fumetto molto letto, molto conosciuto. Altra domanda. Qual è il fiume italiano più lungo? Che le fleuve italien le plus long? Qual è il fiume italiano più lungo? Ebbene, è il Po, il Po, il fiume Po, che attraversa la pianura padana. Altra domanda. Qual è il libro italiano più tradotto al mondo? Che è il libro italiano più tradotto al mondo? Eh? Secondo voi qual è il libro italiano più tradotto al mondo? Lo sapete? La risposta è Pinocchio. Pinocchio è il libro italiano più tradotto al mondo. Altra domanda. Che cosa sono le frecce tricolori? que sono le flèches tricolore? Che cosa sono le frecce tricolori? Ebbene, le frecce tricolori è la pattuglia acrobatica italiana, è la pattuglia acrobatica che si esibisce in Italia o anche all'estero. Sono le frecce tricolori, così si chiamano. A quale famoso carnevale si possono vedere questo genere di carri allegorici? A quale famoso carnevale si possono vedere questo genere di carri? carri allegorici, carri satirici. Qual è il famoso carnevale? Beh, la risposta è il carnevale di Viareggio, il carnevale di Viareggio. In Italia, quando si mangia il panettone, in Italia, quando on mangia il panettone, in Italia quando si mangia il panettone. Ecco questo è il panettone. In Italia il panettone si mangia solo a Natale. On mange le panettone en Italie quand Noël, quand Noël, seulement à Noël. Si mangia solo nel periodo di Natale il panettone. Chi è il santo patrono d'Italia? Chi è il santo patrono d'Italia? En Italie, chaque ville a un, son, un saint patron et l'Italie en entier a un saint patron qui s'appelle San Francesco d'Assisi. Autre question de géographie. Quelle est la région italienne la plus grande? Qual est la région italienne plus grande? La réponse est La Sicilia, la Sicilia è la regione italiana più grande. Ebbene, il filmato è finito, l'esercizio è finito. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima volta.